La nostra credibilità interna ed esterna ha molto beneficiato della coesione che tutti abbiamo saputo mostrare di fronte alle avversità. Questa coesione è stata in parte il prodotto dell'unità nazionale, che ha visto, almeno per un po', i partiti mettere da parte le proprie differenze per trovare punti d'incontro nell'interesse degli italiani. Terminata l'esperienza dell'unità nazionale, questa coesione avrà naturalmente una declinazione diversa. Il dialogo fra forze politiche è necessario anche nel confronto e nello scontro tra posizioni diverse. La coesione si dovrà ritrovare nel sentire comune di tutti i protagonisti, nel loro senso di appartenenza agli stessi ideali propri della nostra Repubblica e della nostra Unione Europea. Ma questa coesione è stata anche il prodotto di un'interazione costante con tutte le forze sociali e le istituzioni impegnate nella vita del Paese. Nelle parole di Václav Havel, libertà e democrazia richiedono partecipazione e pertanto responsabilità di tutti noi. Il confronto con i sindacati e le parti sociali è stato particolarmente importante perché buone relazioni industriali sono fondamentali per la crescita sociale ed economica del Paese. Il Governo le ha cercate con costanza e convinzione, dalla gestione della pandemia all'impegno contro le morti sul lavoro, alla stesura dei provvedimenti contro il caro vita. Altrettanto essenziale è stata la collaborazione con gli enti territoriali che hanno avuto e continueranno ad avere un ruolo centrale nell'attuazione del PNRR. In particolare vorrei ringraziare i sindaci per l'impegno paziente e fattivo a favore delle loro comunità che ho avuto modo di apprezzare nell'assemblea dell'ANCI lo scorso novembre a Parma. Voglio poi ricordare il ruolo del terzo settore, che, come ha detto qui il Cardinal Matteo Zuppi, è un interlocutore importante e decisivo per le istituzioni presenti e future. E infine, la capacità dell'Italia di reagire di fronte alle crisi si deve anche all'impegno delle associazioni e dei volontari, che ogni giorno prestano aiuto ai più deboli e rafforzano lo spirito di comunità.